In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Vegliate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Con questa conclusione di Vangelo si aprono le porte dell'Avvento, del Big Bang dell'anno liturgico. Questo sabato porta con sé i primi bagliori di un tempo straordinario che è l'Avvento, tempo di fecondazione spirituale, a cui corrisponde lente e fervorosa attesa. Da questa sera, dai primi vespri della prima domenica d'Avvento, ci porremo in quell'atteggiamento di cui parla Gesù nel Vangelo, in preghiera vigilante. Ma da domani quasi dimenticheremo i giorni e gli eventi terribili dei Vangeli trascorsi, perché ricomincerà a parlare il silenzio, quel silenzio che ci guiderà pian piano al silenzio della notte di Natale, quella notte del Natale del Signore.